Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Angry Birds 2, se ce la faccio. Non se, nuova serie. La sacca poche è quella che abbiamo per fare i dolci. Dì che non puoi. Vabbè, la sacca poche posso usare, la mano è la mia a me. No, dì che te no! Ha detto che tuo papà non vuole darti niente. Quando viene qua glielo dico cosa mi ha detto. Deve aprire la tenda, la cosa aspetti? Te l'ha mandato sto video. Faccio alle 7. Questo era suo mondo di fuori. Dimmi, ma quello che ti andiamo là? L'albero davanti alla casa del nonno, chi l'ha tagliato? L'ha finito. Che potenza! Se andate a prendere la scala alta, portarla là e cominciare a tagliare su. Problema neanche prima. La map è tua da 9.000 euro, anche con anticipo 0, tasso 0, tag 265. Non lo so, ma era dentro lì quelle che avevamo preso di famiglia, ma non so dove li hai messi. Sopra forse. La sacca poche. Così la sacca poche. Quel coso che c'era dentro. Molto bene, Laura. Ma io cosa ho preso dentro? Ma lo sai che devi mettere a vino se non lo terrai in allenamento? Che mia. Dica che è quella che ti ho tolto tutte da sacca. Raga, questo è un gioco molto bello che a me piace. Da mangiare? No. Quindi ho deciso di fare di portare la serie. Guadagnano te? Certo, lo compro a me. Ma infatti quando non c'è, va bene, dici che non lo trovi. Sono dall'altra parte della strada, se qualcuno mi vuole. Stati tranquillo, signor Godfrey. Dopo devo registrare un altro video. Guarda, che c'è la verifica domani, cretino! Aspetta, è mia mamma. Ho glitchato tutto, figo. Ce la faccio, stranamente. Mi sembrava che voi foste un Oreson, signorina. È una fortuna per una signorina come voi avere un cavallo come questo. Vostra madre ha pagato una bella cifra per questo cavallo. Devo riconoscere che si tratta di un gran bel animale, che nei miei occhi, io ho il gatto del mio occhio. Oh sì, certo. Allora. Bene e dagli acqua in abbondanza. È stata una lunga cavalcata da Slipei e Sparky. È abituata ad avere il meglio. Come stai? Bene, ma... È strano. A me non sembra che tu stia... bene. È solo che non è giusto. Che cosa non è giusto? Tutto. Alludi a certe ragazzine. Ti provo, ho sbagliato. Che vogliono anche un bellissimo cavallo senza aver fatto nulla per meritarlo, mentre altre devono lavorare notte e giorno per conservare quello che hanno. Sì, pa. È proprio ingiusto. Quante cose a questo mondo non ti sembrano giuste? Ma Dio ha dato a ciascuno di noi qualcosa di particolare e si aspetta... Una volta che c'è giù la base, c'è giù tutto. A te ha dato due cose preziose. La determinazione e un gran coraggio. Sì, ma il fatto è che il coraggio...
coraggio, non può aiutarmi ora. Ora che ne hai avuto quel pulsante. Un vero cavallo da corsa, con tutte le carte in mano. Ora ascolta un minuto. Oddio. Non importa delle carte. Bunny non ha letto quelle carte, sa solo che può vincere la gara, e anch'io. Devi comunque provare. E credo che ce la farai. E poi nessun Ingalls è un vigliacco. Non sono una vigliacca, papà. Così sì che mi piace. Lascia perdere il lavoro per ora. Penso che hai fatto abbastanza per oggi. Non è rimasto molto da fare. Posso Quanti livelli ce la posso fare? Invece va a letto, domani non riuscirai a reggerti in piedi. Va, devi dormire. Anch'io te ne voglio. Tranquilla, andrà tutto bene, vedrai. Passo alla nuova sfera. Buonanotte. Mia mamma che ha parlato prima. Mangia anche sta cosa. C'è solo una testa a mangiare, te fare nient'altro. Mia, mi accordare la patta. Quello là mangia la pasta e non mangia niente. Oggi non l'ha mangiato. Signor Doffer! Sono fino alla Madonna di quello. Lo so, lo so. Non volevi che lo ferrassi prima di mettere. Ma se vuoi battere il cavallo di Nelly devi incominciare a prepararti seriamente. Il campione deve essere sempre in forma e senza ferro è impossibile. Ho fiducia e so che finirai il lavoro. Tu ti fidi di me e sai di che cosa sto parlando. Ho qualcosa da mostrarti, vieni. Signor Doctor! Non protestare, Laura, cammina. Ah, oh, eccoci qua, ora vedrai. Bella, eh? Questa è la sella che userai. Ma io ce l'ho una sella. Mi sa che lo devo rifare. Provo. Le miglia determinano la differenza tra vincere e perdere. Non so come ringraziarvi, signor Doffler. Mi ringrazierai vincendo la gara, Laura. Vieni. Vedi questo cavallo? È una bellezza, un vero campione. Ma negli ultimi tre giorni non ha fatto altro che mangiare impigrirsi. Come ti dicevo, un cavallo deve essere allenato. Ora vado a ferrare il tuo cavallo. Tu allenalo ogni giorno e vincerai la gara. Io vincerò perché lo voglio. So che lo vuoi. C'ero quasi. Poi non sapevo come farla prima. C'è il TNT dentro. Di nuovo perso. Laura, ieri ho parlato con la signorina Vidor del tuo profilo. So che stai lavorando, ma la scuola viene prima. Fammi vedere i compiti. Certo, ho solo un po' di aritmetica da finire, ma pensavo di farlo nell'intervallo. Mary? Sì, ma... Li hai fatti tu? Solo gli ultimi tre problemi, mamma. Dovrei punirti per questo. Tua sorella non deve fare i compiti per te. Non gliel'ho neanche detto, papà. Non è stata una sua idea, davvero. Non lo metto in dubbio, Mary. Ma così non aiuti a imparare la matematica.
Mamma e io siamo fieri di quello che fate, ma la scuola viene per prima, hai capito? Sì. Lo farai un'altra volta? No. E tu? No, papà. Va bene, ora andate a scuola, ma tu rifai i problemi, eh? Sì. Raga, comunque spero che questo video sia piaciuto, iscrivetevi con i attivate la campanella. Ciao, passatemi sotto, ciao.